Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si continua a parlare di videogiochi almeno fino alla fine dell'anno fiscale. Allora, lunedì ci siamo lasciati con un TG Poro estivo dove ho fatto riassunto di tutte le notizie delle scorse settimane e ora vorrei sfruttare questa occasione per un piccolo ma ricchissimo approfondimento su tutto quello che è uscito fuori a proposito della nuova console Nintendo. Che ve lo dico a fare, si tratta di notizie non confermate e speculazioni, quindi non prendetele per oro colato ma intendetele come degli interessanti spunti di riflessione su cui continuare a discutere. Parleremo insomma di retrocompatibilità, possibile data del reveal, di quella che potrebbe essere la vera novità di questa console e non solo. Come al solito vi ricordo che in descrizione trovate il link per partecipare al giveaway mensile di Instant Gaming con cui è possibile vincere un gioco gratis, mi raccomando partecipate e in ogni caso voi supportatemi, sopportatemi ma soprattutto importantissimo datemi gli soldi. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Lunedì abbiamo parlato del fatto che molto probabilmente la nuova console Nintendo non sarà commercializzata prima dell'inizio del prossimo anno fiscale, quindi in una finestra di tempo che parte da aprile 2025 in poi, e partiamo proprio da questo elemento visto che abbiamo delle conferme trasversali. Infatti c'è questa compagnia che si chiama Weltrend, che è specializzata nella produzione di semiconduttori, che ha già collaborato con Nintendo per la creazione di chip integrati utilizzati all'interno di Nintendo Switch. Secondo il CEO di Weltrend, nel trimestre che va da ottobre a dicembre 2024, cito testualmente, gli ordini riguardanti le console incrementeranno grazie anche all'inclusione dei primi ordini relativi alle nuove PlayStation 5, Xbox e modelli di Nintendo Switch. Addirittura, secondo un report della testata MoneyDJ, Nintendo avrebbe anticipato la richiesta di spedizione di queste componentistiche, che al momento sarebbero già entrate nella fase di produzione di massa. Questa mossa potrebbe indicare la volontà da parte di Nintendo di non farsi trovare impreparata nei primi mesi del prossimo anno, quando al lancio della console sarà associata una forte richiesta iniziale. Un atteggiamento che già era stato confermato in precedenza più volte quando il presidente Shuntaro Furukawa aveva affermato di essere intenzionato a evitare situazioni simili a quelle del 2020, dove la scarsità di componentistiche aveva fatto sì che l'offerta della console non fosse in grado di soddisfare la domanda dei consumatori. Insomma, anche i dati più concreti e le strategie più ragionevoli sembrano puntare verso una commercializzazione nei primi mesi del prossimo anno, tanto che anche alcuni analisti del settore, come Hideki Yasuda, si sono sbilanciati in delle prediction veramente azzardate. La console infatti potrebbe essere commercializzata nella prima metà del 2025 con un prezzo inferiore ai $500. Praticamente Yasuda come Nostradamus. Però questo è un bell'argomento. Secondo voi, quale sarà il prezzo al lancio della nuova console Nintendo? Sappiamo che si tratta di un elemento determinante per la buona riuscita di un lancio così importante, ma a volte brand così forti riescono a cavarsela con dei prezzi non proprio user friendly. Secondo me Switch 2 sarà lanciata a €400. Per voi? Comunque, presupponendo un'uscita per aprile o maggio, siamo ancora in linea con quanto fatto con la prima Switch, che vi ricordo fu svelata ufficialmente con un trailer di presentazione a ottobre 2016, per poi essere commercializzata all'inizio di marzo 2017. Per l'insider PH Brasil ci sarebbe parecchio movimento dietro le quinte, con degli eventi digitali previsti inizialmente per settembre, che addirittura sarebbero stati anticipati ad agosto. Presupponendo che si tratti di un Direct, questo potrebbe essere l'appuntamento finale dedicato interamente a Nintendo Switch, una sorta di chiusura del sipario prima che l'attenzione venga dirottata completamente sulla nuova console, che a questo punto sarà svelata tra settembre e ottobre. Attenzione perché nonostante ci sia stato un direct ad agosto, quello rapidissimo dedicato all'apertura del Nintendo Museum, Brasil ha ribadito più volte che Nintendo ha in serbo qualcos'altro per agosto. In questo caso non ci resta che aspettare, o qualcosa spunta fuori la prossima settimana oppure il brasiliano ha toppata la grande. Dopo l'affare Pioro ormai sappiamo che nessuno è infallibile e prima o poi tutti questi leaker e insider cadono. Staremo a vedere. Passiamo ora a una delle cose più interessanti che ho letto in questi giorni. Ve lo dico da subito però, questo è proprio un volo pindarico. Secondo l'utente Pablo, la nuova feature principale della next gen Nintendo sarà una dock wireless che permetterà di streamare alla TV senza bisogno di collegare fisicamente la console alla base. Questo spiegherebbe i rumor che vorrebbero un sistema di raffreddamento presente proprio all'interno della dock, che a questo punto diventerebbe una sorta di ricevitore, un po' come accade con il Chromecast. Pablo la definisce come un mix sotto steroidi di Wii U e Switch, con l'aggiunta del DLSS.
E trovo questa ipotesi estremamente affascinante, perché un progetto del genere sarebbe un po' la chiusura del cerchio, un'esperienza interattiva in grado di riproporre l'esperienza intravista su Wii U e il suo paddone, senza però sacrificare la natura ibrida della console. In più, altro elemento da non sottovalutare assolutamente, la presenza di un doppio schermo potrebbe portare alla riproposizione di sistemi come il 3DS e il DS, hardware mai più riproposti a causa della loro impostazione a doppio schermo. Ma vi immaginate una virtual console o un servizio in abbonamento come l'NSO che dia spazio anche a queste due leggendarie console? Per me sarebbe un salto generazionale impressionante, però vi ripeto, qui stiamo proprio fantasticando. È bello, è divertente, ma non prendete queste speculazioni come verità assolute. Chiudiamo con quella che sembra essere un po' l'ennesima conferma della retrocompatibilità. Sono infatti spuntati fuori dei brevetti registrati da Nintendo per dei nuovi tipi di cartucce. Come potete vedere però da queste immagini, si tratta di supporti estremamente simili, se non identici, alle cartucce Switch. Sì, sembrano esserci delle piccole differenze rispetto alle cartucce che conosciamo, elementi che potrebbero impedire l'inserimento delle schede dentro il modello originale di Switch, proprio come accadeva tra DS e 3DS o anche tra i primi modelli di Game Boy. Oppure semplicemente anche le nuove cartucce entreranno nello slot di Switch 1, ma a livello software risulteranno incompatibili, mostrando un messaggio di errore quando si proverà ad avviarle sulla vecchia console. In ogni caso, entrambe le soluzioni suggeriscono una continuità anche strutturale tra le due generazioni di supporti fisici, ma ormai lo stiamo ripetendo da tantissimo tempo. Tra la volontà di preservare il Nintendo Account e la necessità di migrare una base installata gigantesca, il non proporre la retrocompatibilità tra le due generazioni sarebbe un autogol clamoroso. Non trovate? E per oggi ci fermiamo qui. Come potete vedere, nelle ultime settimane i rumor su Switch 2 hanno subito una bella accelerazione, ma questa volta abbiamo tra le mani qualcosa di più concreto di semplici speculazioni, il che mi fa pensare che il reveal della console sia dietro l'angolo e nelle prossime settimane e mesi ci sarà tanto di cui discutere. Io spero di continuare a farlo con tutti voi, come al solito vi aspetto nei commenti per continuare a discutere dei rumor del giorno. Se siete nuovi iscrivetevi, se siete vecchi datemi i soldi, ma in ogni caso fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch U, Michele Wii U 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Lo so, non c'entra niente, ma non ho avuto possibilità di parlarne prima, ma porca miseria che razza di cosa assurda sono i controller giganteschi presenti all'interno del Nintendo Museum, sono qualcosa di pazzesco. Poraccio chi dovrà giocare con la Wii in questo modo. È rimasta! Ta, 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 ta.